Naturalmente nemmeno l'Abruzzo può dimenticare il 25 aprile e il suo significato. Siamo con Nicola Palombaro, che è presidente provinciale dell'ANPI Pescara. Chi meglio di lui ci può dire cosa significa questa giornata e come conservarne la memoria? Il 25 aprile è sempre il 25 aprile, i significati sono gli stessi del 1945 ovviamente, quindi cambiare in meglio questa società, oggi questo è il nostro obiettivo, lo era ieri per i ragazzi che si sono sacrificati e che si sono battuti. E per fare questo oggi abbiamo messo su una serie di iniziative, quindi da Colle Pineta, dove sono stati fucilati 9 partigiani appunto per regalarci questa società, questa democrazia. Avremo questo flash mob in Piazza Sacro Cuore, dove ricorderemo i diritti delle donne. A Pescara è stato il 75° anniversario del primo voto delle donne e quindi è doveroso ricordarlo, visto anche tutto quanto quello che sta succedendo. Anche questo è il 25 aprile. Insomma, il Covid non cancella la memoria? Assolutamente no. Anzi, paradossalmente il Covid ha fatto in modo di riscoprire alcuni valori, come ad esempio la socialità, la condivisione e la solidarietà, che sono tutte quante cose che stanno all'interno del 25 aprile. Cosa rimane del significato del 25 aprile e cosa rimane non applicato invece? Non applicata rimane la Costituzione, purtroppo. In molti punti sembra che noi abbiamo dimenticato da dove venga fuori questa Costituzione, che è antifascista dal primo all'ultimo articolo, non soltanto nella 12ª transizione finale. Però abbiamo un buon punto di partenza, siamo in una democrazia e questo lo dobbiamo comunque alla lotta di liberazione e soprattutto siamo liberi, cosa che non eravamo durante il ventennio.